Presidente, oggi parliamo di identità nazionale e di paesaggio. In questi giorni si festeggia l'Unità d'Italia e ieri a Salemi abbiamo assistito all'inaugurazione di una mostra molto bella, Paesaggi Italiani. Di cosa si tratta? Paesaggi Italiani è una mostra fotografica che vuole mettere l'accento sull'eccezionalità, la meraviglia, ma anche la delicatezza del paesaggio italiano. Un paesaggio che vede coniugarsi la natura con l'opera dell'uomo. Naturalmente non sempre questo rapporto è stato felice, qualche volta è andato a discapito del paesaggio stesso. Ecco, bisogna invece pensare che il paesaggio è un valore nazionale, ma è soprattutto una ricchezza che può essere valorizzata a vantaggio dello sviluppo della nazione, sempre stando attenti al fatto che in questo intervento dell'uomo non ci siano scelte che possano definitivamente distruggerlo. Il FAI, di cui lei è presidente, da oltre 35 anni è impegnato nella tutela e valorizzazione del paesaggio e del territorio. Quali sono le maggiori difficoltà che riscontrate a livello culturale, nell'opinione collettiva che si ha del paesaggio? Cos'è il paesaggio per la gente? Io credo che ci sia una maggiore consapevolezza di quello che è il paesaggio tra la gente. Credo che però a questo debbano seguire i fatti da parte delle istituzioni. Per salvare il paesaggio italiano, per capire che è l'unica ricchezza nei confronti della quale non abbiamo concorrenza al mondo, bisogna che le istituzioni, le associazioni e naturalmente i cittadini siano uniti in questa convinzione, mentre mi pare che adesso ancora ci sia un certo ritardo, sia da parte delle istituzioni che forse anche un certo scetticismo da parte dei cittadini. In merito all'ambito culturale, in particolare la situazione dell'Italia, perché l'Italia stessa è definibile un museo a cielo aperto rispetto ad altri paesi e molti musei si inseriscono in un contesto paesaggistico e naturalistico particolare. Ma l'Italia è un museo a cielo aperto, ma io a questo vorrei aggiungere una parola. L'Italia deve essere un museo vivo. La parola museo fa pensare a qualche cosa di statico. In realtà, e lì ritorniamo a un concetto che il FAI difende con molta forza, i beni d'arte o i beni di natura vanno valorizzati, vanno fatti vivere e diventano a quel punto anche motore di sviluppo, vuol dire occupazione, vuol dire artigianato, vuol dire turismo consapevole e tutto questo secondo me va a vantaggio dello sviluppo del paese, quindi museo a cielo aperto ma vivo. Tra le ultime iniziative del Fondo Ambiente Italiano c'è stata l'iniziativa dal nome I Luoghi del Cuore. I luoghi del cuore significa chiedere agli italiani di segnalarci un luogo a loro particolarmente caro, particolarmente bisognoso di tutela, particolarmente simbolico del patrimonio d'arte o di natura italiano. In un certo senso è una chiamata alle armi che il Fondo Ambiente Italiano fa nei confronti dei cittadini italiani per dirgli aiutateci a tutelare questo paese, perché questo è il vostro paese, è il vostro paesaggio, è il vostro patrimonio culturale. Noi non siamo qui per difendere una posizione nostra, ma siamo qui al servizio di un bene che è della collettività e questo mi pare un punto fondamentale da segnalare.